Per la rubrica The Researchers, What Else, ci spostiamo alle grotte di Frassassi, meraviglioso sito naturale noto in tutto il mondo, che si trasforma in un laboratorio che abbatte pareti ed aule e consente di effettuare sorprendenti attività di ricerca in campo geologico e paleontologico. Protagonisti i ricercatori Marco Peter Ferretti, Danica Jablonska e Fabrizio Bendia della sezione di geologia. Li abbiamo incontrati ed abbiamo chiesto loro di raccontarci l'esperienza all'interno delle grotte di Frassassi. Conosco questi posti da quando fondamentalmente ero bambino, e grazie ai miei genitori che mi hanno trasmesso una passione per la natura. La montagna e la grotta ci ha rivelato un po' dei suoi segreti. Se spegni la luce e dopo si solo osserva niente. Questo buio ci fa capire come siamo piccoli. Sono un geologo dell'Università di Camerino, assegnista di ricerca e mi occupo principalmente di geologia e geomorfologia applicate alle risorse e ai rischi geoambientali. Quindi risorse intese come il paesaggio geologico e geomorfologico, risorse intese anche come idrocarburi, e geositi, geoturismo, eccetera, e rischi intesi come ovviamente tutti i fenomeni che possiamo osservare al giorno d'oggi. Per me Frassassi in realtà rappresenta le mie radici, perché sono di Fabriano, conosco questi posti da quando fondamentalmente ero bambino, e grazie ai miei genitori che mi hanno trasmesso una passione per la natura, per la montagna, le escursioni, ho avuto modo di frequentare questi ambienti già da subito. E in particolare ricordo con piacere le camminate lungo le creste, lungo queste creste, lungo la gola, le avventure di pesca al fiume con gli amici, alla caccia di trote, cavedani e carpe. Poi con il tempo ho pensato di poter approfondire queste conoscenze che rimanevano soltanto nell'ambiente esterno ed entrare anche in grotta, quindi ho frequentato anche un corso speleologico quando avevo 18-19 anni, e quello lo considero un momento chiave della mia vita, perché questa passione che avevo immagazzinata dentro di me, e probabilmente avevo già questo seme che stava pronto per nascere, approfondendo le conoscenze in grotta, ho deciso di iscrivermi a geologia a Camerino, e da quel momento in poi in realtà per me si è aperto un mondo. Si è aperto un mondo anche nel senso proprio effettivo del termine, perché con la geologia praticamente tu apri nel vero senso della parola la terra, la superficie terrestre. È una figura molto importante perché non si ferma ad osservare un paesaggio, ad osservare un bel profilo, una montagna, ma riesce a penetrare all'interno di esso e comprendendo appunto quali sono stati i processi che hanno originato quel bel panorama che stiamo vedendo. Come leggere per noi è come leggere un libro in cui le parole rappresentano un po' le rocce e la punteggiatura rappresentano le sfumature che hanno subito questi paesaggi, quindi faglie e quant'altro. Sì, per me la geologia è sempre stata una grande passione, non nego che in alcuni periodi della vita mia ho avuto magari delle difficoltà a portare avanti il percorso di studi, ma probabilmente grazie alla passione che avevo e magari anche un po' di tenacia sono riuscito a proseguire tutto e a compiere in un modo decoroso il percorso di studi, e adesso per fortuna è anche diventato il mio lavoro in questo periodo quantomeno. Allora, fondamentalmente le attività che stiamo conducendo qui nell'area dei Frassassi sono di due tipi: una più rivolta verso la ricerca. E abbiamo diversi progetti insieme al mio gruppo di ricerca e anche insieme al prof Farabollini per quanto riguarda alcuni specifici aspetti relativi alle cavità ipogee. Congiuntamente a questo stiamo facendo anche un'attività molto intensa di divulgazione delle scienze, che in qualche modo per noi ricercatori rappresenta un po' una mission, no?
In particolar modo negli ultimi 3 anni, anche grazie a una convenzione in essere tra l'Università di Camerino, il Consorzio Frassassi e il Comune di Genga, abbiamo organizzato tantissime attività. Quindi convegni scientifici in occasione del 50° anno dalla scoperta delle grotte, giornate singole di divulgazione in cui andiamo a evidenziare gli aspetti geologici in grotta e geomorfologici che solitamente durante la visita standard non sono presenti. Ne abbiamo organizzati 2 di questo tipo durante la settimana del pianeta Terra. Tantissime attività molto, che portiamo avanti con molta passione, sinceramente. Attività con le scuole, quindi quaderni didattici per le scolaresche, per approfondire la didattica proprio sul campo e all'aria aperta, no? Che ha moltissimi vantaggi rispetto a quella magari statica che si può fare in aula. Dei visori in 3D, magari per coinvolgere anche gli studenti un pochino più tecnologici. È fondamentale, secondo me, narrare quello che stiamo facendo. Per donare importanza alla geologia, al ruolo del geologo, e tutte queste nostre conoscenze vanno anche a beneficio delle comunità, perché più ricerchiamo, più studiamo e più può andare a vantaggio di tutti quanti i cittadini, dei turisti, eccetera. Coinvolgere i cittadini, i turisti, ma anche, prima non l'ho citato in ritardo, gli amministratori locali, perché è soltanto con un approccio continuo, un dialogo continuo tra il geologo e gli amministratori che possiamo riuscire a esaltare le risorse naturali, quindi il patrimonio geologico, geomorfologico, preservarlo, divulgarlo e al contempo anche cercare di mitigare quelli che sono i rischi, perché ovviamente siamo in Italia e possiamo avere milioni di problematiche da questo punto di vista. Abbiamo un ottimo riscontro quando ci capita di interfacciarci con gli studenti, vediamo che in qualche modo le nostre passioni riescono a colpirli, magari perché cerchiamo di stimolare, di accendere alcune lampadine, magari anche con qualche battuta, eccetera. Anche nelle giornate divulgative con i turisti vediamo che c'è sempre piacere ad ascoltare certe tematiche. E quando abbiamo magari un incontro, un tavolo di lavoro con gli amministratori locali, siamo considerati. No, io in realtà sono sul campo da 2 anni e mezzo, poco di più. È molto stimolante per me questo lavoro, mi trovo molto bene con i colleghi, con i superiori. Le difficoltà che ho incontrato a questo momento sono dovute soprattutto a una... No, non... scusate. Non ho grosse difficoltà, insomma, nel senso, vedo che devo fare ancora tanta strada, a volte sì, mi spaventa, mi mette pensiero, però sono forte della passione, che per me la passione rappresenta un po' uno stimolo vitale, cerco di fare tutto seguendo le emozioni e le passioni, e vedo che a volte ottengo dei risultati, anche se piccoli, però mi fanno piacere e mi danno stimolo per continuare. Invece a livello pratico sul terreno di difficoltà ne possiamo incontrare di più, perché il geologo non è sempre dietro l'ufficio sulla scrivania, ma può andare incontro a qualche variante, diciamo, no? Quindi a volte mentre rilevavo per la mia tesi qui nell'area è cambiato il tempo, ero da solo su una cima, è cambiato il tempo da un momento all'altro, ero fuori sentiero, mi sono perso perché è scesa la nebbia, non vedevo veramente a 1 metro da me. Quindi in quell'attimo mi sono detto: ok Fabrizio, calma, rilassati e riprendi. Abbiamo ripreso un po' la ricerca e alcune difficoltà sono riscontrate anche nell'accessibilità dei luoghi, in particolar modo in alcune grotte della zona dobbiamo fare un po' di fatica per raggiungerle, per portare la strumentazione. Durante l'ultima campagna geofisica ci siamo dovuti incollare ad esempio una grossa antenna più o meno grande 1 metro quadrato, che comunque è molto scomoda da portare, no? Tra gli alberi, in montagna, su questi sentieri scivolosi, stretti, però fa tutto parte dell'avventura e non sono queste le cose che ci spaventano, ecco. Ne sono state tantissime e aver superato qualche mio ostacolo, che poteva essere quello di parlare in pubblico davanti a una vasta platea, averli affrontati, essere cresciuto nel tempo, e aver visto che comunque c'è stato un recepimento da parte degli interlocutori, il ricevere dei complimenti da parte dei docenti dell'università, e qualche gratificazione. Fabrizio c'è sicuramente, è la parte preponderante, però mi piace, mi sento sicuro perché alle spalle ho un team di ricerca veramente importante, con grande esperienza e da cui sto imparando molto nel tempo.
Io penso che col tempo il mio lavoro abbia influenzato il mio carattere, perché a volte sono un po' troppo prevenuto su alcune situazioni. Magari mia moglie mi ci prende sempre in giro andando in vacanza, io controllo sempre che l'albergo che cerchiamo, che troviamo, non ricada in un'area infrana o in un'area inondabile. Quindi purtroppo la geologia mi ha un po' condizionato sotto questo aspetto, però va tutto a vantaggio mio e di chi sta intorno, perché avere una consapevolezza è sicuramente un punto di favore. Sicuramente l'attività di ricerca richiede molto tempo, perché a volte capita dover lavorare magari anche a ridosso di una festività o nel giorno della festività stessa o nei weekend se abbiamo una scadenza importante o altro. Devo dire che lo faccio con piacere e devo dire che porto avanti con grande piacere e grande soddisfazione anche tutti gli impegni familiari che ho nei confronti di una casa, di una moglie, dei genitori, suoceri, eccetera. Riusciamo a fare anche dell'orto, riusciamo a fare un po' tutto, con mia moglie facciamo i salti mortali, però fino adesso siamo riusciti a fare un po' tutto. Poi penso che quando uno ha soddisfazione sul lavoro e lavora in un settore che lo appassiona, in realtà la vita è sempre un pochino più rosea e solare, no? È fondamentale, perché a parte la multidisciplinarietà stessa della geologia, che tocca il settore strutturale, quindi le faglie, i terremoti, il settore acqua, quindi l'idrogeologia, gli acquiferi, gli idrocarburi, ma anche il settore ambientale, pensiamo alla chimica, eccetera. La geologia è legata un po' a tutte le scienze di base, la fisica, la matematica, quindi ma pensiamo anche agli stessi minerali, quando possono, gli geomateriali, quanto possono essere legati alla chimica. Le materie di base rappresentano proprio il fondamento su cui costruire poi il geologo del futuro. Quindi ci interfacciamo quotidianamente, parlando anche di rischi geologici, anche con sociologi. Grotta nel tempo mi sono lasciato meno andare, magari in cunicoli un po' troppo stretti o quando si incontravano dei precipizi. Ecco, questo sì, col tempo forse c'è una consapevolezza in più e faccio un pochino più di fatica. Però tendenzialmente cerco di affrontarle le paure, cioè ovviamente con un po' di preoccupazione, ma non diciamo che non ho grosse paure. Nel momento in cui mi sono sentito più appagato e più soddisfatto di appartenere anche all'Università di Camerino è quando abbiamo contattato insieme al professor Farabollini il dottor geologo Luigi Bignami per proporre noi come sezione di geologia dell'Università di Camerino di realizzare un documentario sull'evoluzione tettonico, stratigrafica e geomorfologica di tutto il bacino umbro-marchigiano, quindi dell'attuale Umbria, regioni Umbria e Marche. In quell'occasione ci siamo sentiti soddisfatti perché il nostro progetto è piaciuto, perché le nostre bellezze paesaggistiche sono piaciute e soprattutto perché, ecco, Fabrizio Bendia, arrivato dal nulla, un ragazzo comunque sia giovane, è stato in qualche modo considerato da persone, da divulgatori scientifici che ritengo molto importanti e che hanno dato anche loro un contributo molto importante alle geoscienze. Io sono un paleontologo dei vertebrati, vuol dire che studio fossili di organismi vissuti nel passato, in particolare mammiferi fossili. La mia ricerca qui a Frassassi è focalizzata su quei resti che si ritrovano all'interno di numerose cavità e che rappresentano animali vissuti durante l'epoca glaciale sostanzialmente, come per esempio l'orso delle caverne che ho qui alle mie spalle. La mia ricerca è finalizzata ad avere informazioni sull'ambiente del passato, sugli animali che vivevano in questa zona migliaia di anni fa. Questi resti infatti abbracciano un intervallo di tempo molto lungo, che va da 50.000 anni fino ad arrivare a poche migliaia di anni fa. E questo ci permette, studiando i fossili in successione, di ricostruire quelli che sono stati i cambiamenti climatici, i cambiamenti faunistici e floristici della nostra area. Si tratta di uno studio locale, quindi, del nostro territorio, però la ricchezza di informazioni che Frassassi ci fornisce ci permette poi di avere ben delineato una tessera di un mosaico molto più ampio, perché chiaramente noi siamo interessati poi a ricostruire ciò che è avvenuto in tutta Italia o se vogliamo nel bacino mediterraneo in questo intervallo di tempo, e per fare questa ricostruzione abbiamo bisogno di tante tessere di alta qualità,
quindi che forniscono dati con una grande sensibilità. E Frassassi è una delle località dove questi dati possono essere studiati con estrema precisione. Sì, devo ripensare insomma a quando ero bambino, forse non subito paleontologo, sicuramente la natura e in particolare gli animali sono sempre stati la mia passione. Da quando mi ricordo ho sempre chiesto ai miei genitori libri sugli animali, guardavo documentari, disegnavo, e quindi lo studio della natura è stata una mia passione. E poi sono rimasto affascinato dalla diversità degli esseri viventi, da quella che oggi viene chiamata la biodiversità. Ce ne sono state tante effettivamente, forse una che mi ricordo con più piacere è quando sono stato in Sud America, ero ancora studente, e siamo andati a visitare un importante sito, una importante località. Per me era la prima volta che uscivo in campagna, soprattutto in un'area così famosa, e girando in questo ambiente ho trovato che affiorava dal terreno una piccola protuberanza ossea, e quando ho iniziato a scavarla mi sono accorto che era un tubercolo, una porzione di un osso di un mastodonte, cioè di un proboscidato estinto. E alla fine insomma si è rivelato essere un osso di grandi dimensioni. Per me è stata una grande emozione perché era il primo ritrovamento fossile che facevo. Diciamo che qui a Frassassi sicuramente l'animale a cui sono più legato e con cui ho iniziato queste ricerche qui a Frassassi è stato proprio l'orso delle caverne, non questo che abbiamo qua, ma un gruppo anzi di individui che è stato ritrovato 2 anni fa degli speleologi del CAI di Iesi, che stavano così lavorando all'interno di una delle sale della Grotta del Mezzogiorno, e si sono imbattuti in alcune ossa e denti. Si sono rivolti alla soprintendenza e questa poi alla nostra università, e quindi sono stato il primo paleontologo poi a entrare all'interno della grotta e poter visionare questo materiale. Direi molto, nel senso che la scuola richiedeva che io trasmettessi ai miei studenti alcune le nozioni fondamentali della materia che insegnavo, ma soprattutto anche la bellezza di poter studiare, approfondire per esempio argomenti di tipo scientifico. Quindi attualmente quando mi capita di parlare di ricerca, di divulgare un po' le ricerche che noi facciamo in Unicam, questa mia esperienza mi serve per cercare innanzitutto di mettermi a livello del pubblico che ho davanti, quindi se sono specialisti, se sono studenti, se sono appassionati, e quindi cercare il modo migliore per trasmettere diciamo il significato essenziale, profondo delle scoperte che facciamo in un linguaggio che sia accessibile, ma che allo stesso tempo convogli anche un po' quell'entusiasmo che noi ricercatori abbiamo quando affrontiamo la nostra ricerca. Quello che tento sempre di fare è di far insorgere in chi mi ascolta la curiosità e la sorpresa. Lavorare all'interno di una grotta pone tanti problemi di tipo tecnico. Io quando per la prima volta ho partecipato a delle indagini paleontologiche e archeologiche ho dovuto imparare alcune tecniche speleologiche per poter progredire all'interno della grotta. Noi abbiamo lavorato insieme a Alessandro Montanari dell'Osservatorio Col di Giogo e a tanti spelo della Federazione Speleologica Marchigiana che ci hanno supportato all'interno della Sala del Fuoco, che è una delle sale del complesso della Grotta del Fiume, all'interno della quale insomma noi ci troviamo. E attualmente l'ingresso naturale è ostruito da una frana, e l'unico modo per raggiungere questo ambiente, che è diventato una sorta di capsula del tempo,
Ecco, l'unico modo è di procedere attraverso un lungo e faticoso percorso di tipo speleologico. E quindi vuol dire superare pareti di 40 metri, infilarsi all'interno di cunicoli molto stretti. Ecco, forse questo per me ha rappresentato una vera e propria sfida. Quindi stare all'interno di un ambiente molto ristretto, non sapevo se sarei stato in grado di superare, ecco, certe difficoltà, non avendo mai fatto questo tipo di attività. Però devo dire che con il supporto tecnico degli speleologi che hanno affiancato noi paleontologi passo passo e soprattutto però anche la voglia di vedere questa sala di cui avevamo sentito parlare, ecco, mi ha fatto vincere tutte le paure. Il lavoro, ripeto, è stato molto duro perché ogni giorno per una settimana abbiamo dovuto fare un'ora di progressione speleologica all'andata, poi tutto il lavoro di indagine, lo scavo e un'ora per ritornare. Quindi uscivamo che eravamo davvero molto stanchi, molto provati, però con la sensazione di essere stato in un mondo veramente straordinario. È come se ogni volta che entravamo all'interno delle grotte facessimo un salto indietro nel tempo per lavorare in questa sala che è stata frequentata dall'uomo circa 17.000 anni fa. Questo gruppo quindi di cacciatori epigravettiani che ha utilizzato questa grotta così suggestiva per forse anche effettuare dei rituali. Questo lo diciamo perché tra i reperti che sono stati ritrovati all'interno della grotta c'è un cranio di stambecco che era stato appoggiato sopra una bassa staragmite che si ergeva per qualche centimetro dal pavimento, una posizione che non poteva essere casuale o naturale, quindi il cranio deve essere stato appoggiato volontariamente da questi cacciatori per qualche motivo. È suggestivo pensare che il motivo sia appunto legato a una certa ritualità. Sì, ma erano più un'emozione, diciamo, temporanea, nel senso che durante la progressione speleologica ci sono dei punti che vengono chiamati traversi in cui si deve passare su quelli che potevano essere anche degli strapiumi di 40 metri su terreno molto scivoloso perché tutto è ricoperto di acqua e anche di fango, e bisognava fare affidamento all'imbragatura, alle corde spelio. Per chi non è, diciamo, avvezzo a questo tipo di strumentazione, ecco, affidarsi a una semplice corda di pochi centimetri per non finire di sotto, ecco, ci vuole anche un po' di fiducia. Ripeto, noi eravamo assolutamente fiduciosi degli spelo che ci avevano preparato, che ci accompagnavano, ma ogni volta era una grande emozione, insomma il cuore batteva tanto, e finché non arrivavo dall'altra parte di questa traversata non ero tranquillo. Allora, noi avevamo come sede l'osservatorio geologico di Col di Giogo, non lontano da qui, per cui l'equipe partiva verso le 7 della mattina in modo da essere verso le 8 qui nella zona di Frassassi. Scaricavamo tutto il materiale che consisteva anche attrezzature da scavo, apparecchiature fotografiche per il rilievo della superficie, mettevamo tutto all'interno dei sacchi speleologici, ci vestivamo, mettevamo l'imbragatura, il casco e poi entravamo all'interno della grotta. Per accedere alla sala del fuoco si entra a livello del fiume, per questo si chiama appunto la grotta del fiume, quindi c'è un accesso a livello del fiume. Ci sono alcuni, quelli che vengono chiamati pozzi, che sono delle pareti verticali da dover scalare, alcune gallerie molto strette da superare. Una cosa che ho imparato è che sono fondamentali in questi attraversamenti anche le protezioni per le ginocchia, per i gomiti. Io sono tornato a casa veramente emaciato e pieno di lividi, di graffi. Una volta che si raggiungeva dopo un'ora di cammino la sala del fuoco, noi paleontologi ci mettevamo al lavoro, per cui abbiamo rilevato l'area dove c'erano i focolari accesi dai cacciatori paleolitici, abbiamo fatto un saggio di scavo, quindi abbiamo recuperato alcuni centimetri di suolo per poterlo poi analizzare in laboratorio, e abbiamo poi recuperato anche il materiale paleontologico che si trovava intorno, diciamo, all'area del focolare, e siamo stati molto fortunati anche perché abbiamo in questa campagna di scavo ritrovato un'altra
lama di selce, quindi in totale sono 5 i manufatti in selce ritrovati. È stata una sorpresa perché, diciamo, di materiale litico ce n'era veramente poco. Erano già state ritrovate 4 lame dopo aver fatto una perlustrazione di tutta la superficie, quindi ecco, non ci aspettavamo di trovare altro materiale litico, ma la grotta ci ha dato questa sorpresa, ci ha dato questo regalo. Io penso forse tanto, nel senso che la ricerca o comunque la mia curiosità verso questo tipo di indagini non cessa mai. Io mi rendo conto che quasi tutto il giorno il mio pensiero, insomma, vola verso questi argomenti, anche appunto quando non sono in un ufficio, non sono durante lo scavo. D'altra parte, insomma, mi ritengo una persona che crede molto nelle relazioni, cioè per me è fondamentale poter lavorare con altre persone, non riuscirei mai a lavorare da solo, in modo autonomo, e quindi cerco, ecco, di creare nell'equipe in cui lavoro delle relazioni che non siano solo professionali ma anche personali. Alla fine, insomma, dopo una settimana di lavoro stretto a contatto, per esempio all'interno di una grotta, si diventa anche amici, si fanno delle amicizie, e questo è per me fondamentale, insomma, per poter portare avanti poi la ricerca e poter affrontare, insomma, le varie difficoltà. Allora, bisognerebbe chiedere alla mia famiglia. Qualche volta forse mi rimprovano che ho sempre la testa, insomma, alla ricerca, però d'altra parte cerco anche di coinvolgere i miei familiari nel lavoro che faccio. Anche se devo dire, dei miei 3 figli, nessuno, per quanto tutti interessati al mondo delle scienze naturali, della paleontologia, ha preso questa strada o prenderà questa strada. Mio figlio più piccolo ha 15 anni, quindi non so che cosa farà, però le premesse mi fanno pensare che non sarà un altro paleontologo, quindi sicuramente l'amore e il rispetto per la natura, che condivido anche con mia moglie in particolare, l'abbiamo sicuramente trasmesso. Vediamo se anche loro poi diventeranno in qualche modo dei ricercatori. Forse proprio quello della condivisione, cioè di aver condiviso con dei colleghi e con anche tanti volontari che ci hanno aiutato nel condurre questa ricerca, un'esperienza veramente unica, cioè lavorare all'interno delle grotte di Frassassi su un argomento come questo, su un frammento di vita di 17.000 anni fa, di poterlo condividere momento dopo momento con altre persone, è stato forse una delle cose più belle di questa ricerca che mi porterò con me. È fondamentale, oramai non si può più pensare al naturalista ottocentesco onnisciente. Oggi la paleontologia si deve avvalere di tante altre specializzazioni che vanno dall'antropologia alla geologia, alla stratigrafia, addirittura alla biologia molecolare, per quindi avere all'interno dell'equipe tante professionalità e tante specializzazioni è assolutamente fondamentale. L'emozione più grande è probabilmente essere riusciti, ecco, a superare inizialmente la paura di non farcela, a lavorare in un ambiente che se vogliamo può essere considerato estremo per chi chiaramente non è uno speleologo, e alla fine, ecco, essersi resi conto che invece questa difficoltà è stata superata e che la montagna e la grotta ci ha rivelato un po' dei suoi segreti. Mi occupo soprattutto degli argomenti in sedimentologia e stratigrafia e geologia strutturale. Ultimamente facciamo le ricerche più approfondite sul stoccaggio di CO2, stoccaggio di geofluidi e risorse geologiche in generale. Allora,
qui praticamente facciamo le ricerche sulla morfologia, perché quando arriviamo subito nella grotta, prima cosa che vediamo sono questi spazi immensi. Praticamente questo posto è molto affascinante per noi, perché grotte di Frassassi sono le grotte molto particolari per loro evoluzione. Prima guardiamo questi immensi spazi, guardiamo la morfologia della grotta, guardiamo come vari punti come sono formati, e praticamente stiamo provando di capire anche quali processi hanno portato all'evoluzione di questi immensi spazi. Allora, io da bambina sempre adoravo la natura, e anche grazie ai genitori che mi hanno sempre portato in fare escursioni, però anche dentro i musei paleontologici. Ovviamente, come quasi ogni bambino che ama la geologia, prima parte oppure dai dinosauri oppure dai vulcani. Con dinosauri mi piaceva giocare da piccola, quindi paleontologia mi piaceva sempre, oppure questi animali preistorici. Però strada facendo, ho studiato dopo geografia fisica presso l'università a Praga, e dopo, durante i miei studi, sono praticamente arrivata all'Università di Camerino. Qui ho preso un grande amore per geologia, perché gli studenti possono osservare proprio e toccare le rocce che abbiamo intorno, quindi sono gli studi molto vivaci che alla fine mi hanno appassionato così tanto che sono rimasta qui a Camerino, in Italia, a approfondire e studiare questi ambienti. Praticamente la grotta per me è un posto veramente di grande passione, perché anche quando immaginiamo questa cosa, noi come esseri umani siamo molto visuali, la nostra vista è il nostro senso più importante. Quando uno, soprattutto speleologo, entra dentro la grotta per la ricerca, c'è la unica cosa a disposizione per aiutarci, e quella è la torcia. Per me la cosa più bella è quando si spegne la torcia. Ovviamente si fa quello classico, come fosse percorso per i turisti, si spegne la luce e dopo si solo osserva niente. Questo buio, tutti gli altri sensi iniziano a essere più accesi, diciamo, e le gocce che adesso anche sentiamo fanno quel rumore di sfondo, e quello ci fa capire come siamo piccoli. Ovviamente dopo, tecnicamente, studio delle grotte è molto difficile quando essere umano deve superare ostacoli, deve accedere a spazi che sono poco frequentati, deve utilizzare la corda, attrezzi specifici, quindi delle volte ovviamente uno deve essere molto attento e entrare in questi ambienti col massimo rispetto e anche capire le sue forze. Nella grotta, ecco, erano quelle emozioni di sentire questo silenzio accompagnato con le gocce d'acqua. Quando una è dentro l'ambiente così gigante. Dopo, da ricercatrice, invece, è vedere i risultati, capire che riusciamo a descrivere i processi della formazione di certi ambienti. E questa è una cosa molto bella, capire, oppure vedere come si sono formate formati certi ambienti. Direi di no. No, perché io sono molto fortunata, sinceramente, di lavorare con i colleghi e colleghe, soprattutto colleghi, però, che fanno un massimo supporto per qualsiasi cosa, e non mi sono mai sentita diversa, oppure il fatto che sono la donna non ho mai notato, non mi ha fatto mai nessuno notare. È siamo un bellissimo gruppo di ricerca, e questo è pure importante da dire, non solo come la donna ricercatrice, però la ricercatrice che fa parte del gruppo, parte del gruppo della ricerca, che per me è molto importante, perché ognuno ha diverse competenze, e affrontarsi
parlare e discutere delle cose da diversi punti di vista è molto importante, è molto, molto bello. Quello è un po' più difficile perché sono diventata mamma da poco, quindi era primi mesi, primo anno non era proprio facile, però è una cosa, di nuovo ripeto che l'Università di Camerino è una famiglia. Sento questo forte supporto dai miei colleghi e alla fine dall'altro lato non vedo l'ora quando mio figlio porto in montagna e porto in grotta e posso trasmettere anche questa parte dei nostri studi alle prossime generazioni, ovviamente non solo a quella mia. Io penso che ciascuno di noi, nonostante se siamo donna o uomo, abbiamo un nostro stile speciale di apprendimento, non solo apprendimento, però anche diverso stile di approcciare la ricerca. A me piace vedere i studi oppure studio in modo dall'alto. Io non sono molto abituata a guardare le cose in dettaglio. Mi piace mettere varie parti di geologia insieme e anche spiegare vari processi con questo approccio. Quindi penso che la ricerca, oppure dentro il nostro gruppo di ricerca, c'ho questa un po' visione di accumulare materiale e dopo provare di fare un senso da quello. Invece la ricerca mi forma tanto perché personalmente anche mi rende molto più umile davanti tutto che sto osservando nel mondo, perché veramente geologia ci permette di capire che siamo qui veramente un attimo. Abbiamo anche un grande privilegio osservare i nostri luoghi, questo territorio. È molto importante anche capire che anche la nostra terra è molto dinamica, cambia tanto, e noi abbiamo un dovere lasciarla in modo non troppo distrutto, danneggiato. Allora, innanzitutto si inizia una sera prima, perché si guarda prima, si osserva meteo, e secondo quello parte tutto, parte abbigliamento che deve essere ovviamente adatto. Classica cosa, geologo prende una bussola e un martello, però grazie anche a... Ovviamente siamo adesso nella epoca molto tecnologica, abbiamo anche in disposizione tanti diversi strumenti digitali che possiamo sfruttare per la nostra per i nostri studi. I percorsi ovviamente possono essere quelli leggeri, dove passeggiamo in campagna, diciamo, osserviamo che cosa, oppure osserviamo anche sul terreno varie rocce oppure strutture, sedimenti, depositi, eccetera, oppure possono essere quelle avanzate che ci serve veramente la corda, o come anche quando siamo in ambiente della grotta, che ci serve veramente attenzione grande e anche portare con sé materiale molto tecnico. Sì, sì, certo. Quando? Sì, parlo proprio dentro la grotta perché siamo in questo ambiente. Sì, purtroppo siamo esseri umani e delle volte facciamo anche le cose grosse, le cavolate. E, come abbiamo detto, dobbiamo essere su questi luoghi massimamente attenti, e io veramente devo confessare che una volta ho proprio fatto un sbaglio tecnico che poteva finire male, e da lì praticamente mi accorgo ogni volta, devo accorgermi, devo ricontrollare tutto, soprattutto l'attrezzatura, quella che ho addosso. Quindi quell'un attimo è risalita adrenalina, ho avuto grande paura, però quella paura ci anche permette di essere molto più attenti. Vabbè, devi descrivere qualcosa come emozionante, sarebbe troppo banale forse. Ovviamente sono quelli, delle volte sono anche quelli brividi, oppure non lo so, quando uno si ricorda dei primi innamoramenti, quasi quando c'è uno farfalle dentro lo stomaco. Quindi alla fine sono emozioni veramente, veramente belli. Sì. Sicuramente quella di stupore, nonostante ci sia avvenuto tante tante volte, questo ambiente non smette mai, insomma, di regalarmi emozioni e quindi di stupirmi.
per me dire lo stesso stupore, però anche una quiete, perché quando uno prima volta respira oppure entra nella grotta e respira questa aria molto particolare, umida, ci porta a pace a me. Per me è una sensazione sempre sublime, nel senso che ti crea quel sentimento di attrazione che si può provare davanti a un grande spettacolo naturale. E quindi ogni volta è un viaggio nuovo, un'attesa nuova mentre si attraversa il tunnel d'ingresso e uno stupore nuovo appena ci si affaccia qua. E in realtà ogni metodo che facciamo in grotta noi geologi ha delle peculiarità, delle caratteristiche che poi tra l'altro non sono sempre osservabili e spiegate durante la visita standard, quindi posso pensare a livello a gasteropodi all'ingresso, alle colate di gesso che vediamo per la sala, anche se in realtà forse le stalattiti eccentriche sono l'espressione naturale che suscita emozioni in me più grandi, perché è una situazione in cui le forze della natura riescono a vincere la forza della gravità, che è una delle forze principali della natura. Per me, come ho parlato prima, sono questi spazi immensi che, se possiamo guardare anche sopra, vediamo come siamo noi veramente piccoli rispetto a questi ambienti. La mia sala preferita forse è quella vicino alla sala dell'orsa, dalla quale si vedono i laghetti a tanti metri di profondità, e queste acque così limpide che però hanno poi realizzato e scavato le cavità in centinaia di migliaia di anni, ecco, insomma, sono veramente affascinanti.